Dopo 3 mesi di investigazione sul modello della Terra piana, alla fine ho trovato la prova al 100% che la Terra non è un globo. Ed è così che l'ho trovata. Questo video si chiama GoFast 2014 e potete cercare il video completo, trovate il link nella descrizione. Fondamentalmente questo video tratta il record mondiale dell'altezza più alta di un razzo privato lanciato nello spazio e potete vedere il volo completo senza alcun taglio con le 3 fotocamere a bordo. L'altezza più elevata è stata di circa 120 km o 73 miglia. È sempre stupefacente trovare video come questi. Sfortunatamente si vedono le telecamere che hanno gli obiettivi occhio di pesce, tuttavia la Terra appare piatta. Ho guardato questo video almeno un centinaio di volte, analizzando fotogramma per fotogramma, con la speranza di trovare la prova di una Terra piatta o di una Terra globo. E poi ci sono arrivato. La Luna. Si riesce a vedere chiaramente la Luna in questo video, che potrebbe essere possibile anche su una Terra a globo. Ma ho verificato la posizione della Luna, la data e l'ora in cui è stato fatto il video, ed è saltato fuori che la Luna doveva trovarsi dietro la curvatura, il che dimostra che la Terra non è un globo. Il video è stato fatto il 14 luglio 2014. Sfortunatamente non sono riuscito a trovare l'ora in cui è stato lanciato il razzo. Avevo bisogno dell'orario preciso per sapere la posizione della Luna. E così ho iniziato ad indagare per trovare un orario approssimativo di quando è stato lanciato il razzo. Ma ho trovato questo video, che è stato fatto pochi momenti prima del lancio del razzo. Ho fatto 2 giri attorno al razzo. Sono atterrato in sicurezza e il giorno seguente ho fatto un breve volo prima del lancio del razzo. Avete sentito cosa ha detto? Ha detto che il mattino seguente ha fatto un breve volo prima del lancio del razzo. Questo significa che il razzo è stato lanciato nella mattinata. Si vede chiaramente che il sole è ben alto, pertanto non può essere mattino presto. Comunque, dopo il lancio, hanno volato con l'elicottero in giro per vedere dove poteva cadere il razzo e per alcuni secondi in questo video si riesce a vedere il dispositivo GPS dell'elicottero che mostra l'orario. Sono le 12:40. Pertanto il lancio è stato fatto approssimativamente fra le 8 del mattino e le ore 11. Il razzo è stato lanciato dal deserto Black Rock nel Nevada, Stati Uniti. In luglio l'orario della zona del Nevada è il Pacific Daylight Time, che è il tempo universale meno 7. Ora andiamo a verificare dove si trovava la Luna a quell'ora. Uso timeanddate.com cercando di trovare dove era la Luna il 14 luglio 2014, dalle ore 15, tempo universale, fino alle 18, tempo universale. Come potete vedere, all'ora in cui è stato lanciato il razzo, la Luna si trovava in quest'area, proprio sopra l'Australia. Quindi, se la Terra è un globo, sarebbe impossibile vedere la Luna dal Nevada, perché la Luna definitivamente si troverebbe dall'altra parte del globo. Per vederlo meglio, qui c'è il sito web chiamato solarsystemscope.com e si può anche simulare la veduta con time and date. Ho inserito i dati corretti
anche se non sono sicuro della zona dell'orario, ma ho fatto in modo che la Luna si trovasse sopra l'Australia, come si vede su timeanddate.com. Quindi, se la Terra è un globo e questo è il nostro sistema solare, allora ditemi come è possibile vedere la Luna che dovrebbe trovarsi qui dal Nevada negli Stati Uniti, che si trova qui. Nulla è come sembra. Fate le ricerche sulla Terra piana. Zetetic Flat Earth, marzo 2018.